Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Francesco Mimmo, sono titolare di un'agenzia investigativa, investigatore privato da più di 12 anni e membro della World Association of Detectives. In questo video andremo a parlare della differenza fra criminologia e criminalistica. Prima di farlo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video e di farci sapere nei commenti cosa ne pensate. Tra l'altro nel link in descrizione trovate tutte le info utili per poterci contattare. Dunque, molto spesso si fa confusione fra criminologia e criminalistica, nel senso che tante persone tendono a confondere i due ambiti, i due campi, e non è ben chiaro, insomma, nell'opinione comune, quale sia la differenza, cioè che cosa fa un criminologo e cosa fa un criminalista. Cercheremo, come sempre, di spiegarlo nella maniera più semplice possibile. Nonostante questo, se ci fossero dubbi o domande, come sempre siamo a disposizione e cercheremo di chiarire tutti i vostri dubbi. Dunque, la criminologia è una scienza che si occupa dello studio del reato in funzione dell'autore e della vittima. Quindi inquadra il soggetto deviante e si è sviluppato utilizzando metodi di ricerca della psicologia, della psichiatria, della sociologia e del diritto. La criminalistica, invece, è quella tecnica di investigazione criminale che studia il complesso dei mezzi per l'accertamento del reato e la scoperta dell'autore. Il corpo interdisciplinare della criminalistica è composto da biologia, chimica, dattiloscopia, balistica, diritto, fisica, esplosivistica, quindi vedete che sono due ambiti completamente diversi. La criminologia ancora è quella che studia il fenomeno criminoso nella sua complessità. Il suo compito è quello di considerare sotto ogni punto di vista qualunque prospettiva attenga il crimine, sostanzialmente. Mentre la criminalistica ancora si avvale di metodi scientifici e tecnologici, ponendo in essere tutte quelle attività di investigazione volte a scoprire l'autore di un delitto attraverso l'analisi della scena del crimine. E quindi vedete bene che sono due ambiti completamente differenti. Uno si occupa della parte, se vogliamo, un po' più pratica, quindi di come viene messo in atto un determinato disegno criminoso, mentre la criminologia si occupa di capire più i comportamenti, quindi di capire più la psiche di determinati soggetti. Si fa molta confusione e non è chiaro a volte anche solo semplicemente il motivo per cui sono due figure differenti e non una unica. Beh, questo semplicemente è dovuto dalla mole di informazioni e di esperienza che è richiesta. Certo, è possibile che una persona sia criminologo che criminalista, però è anche vero che la mole di materiale da studiare, di competenze tali da raggiungere, insomma, determinati obiettivi, è così importante, così imponente, che difficilmente può essere fatta da una persona sola. Per farvi un esempio, potete immaginare benissimo in campo medico quello che può fare un chirurgo specializzato in un determinato campo e i risultati che può ottenere, e invece un medico, insomma, di medicina generale che sa un po' di tutto, però non ha determinate competenze specifiche magari per operare come un cardiochirurgo. Questo era semplicemente per farvi capire che non è semplice essere tutte e due le cose, ma per una questione puramente pratica di tempo, di studi, di risorse, di tutta una serie di cose. C'è da dire una cosa, però bisogna sfatare un po' un mito, perché vediamo tanti ragazzi e ragazze che si dedicano a questo tipo di studi e fanno benissimo, lo ricordiamo, perché la formazione è importante, però è necessario dire, volendo essere completamente onesti, che è molto complicato e molto difficile lavorare in questo ambito, tant'è che anche i criminologi, i criminalisti più famosi, che comunque vengono chiamati spesso e vengono interpellati, insomma, durante vari procedimenti, è difficile che campino, passatemi il termine, solo ed esclusivamente di quello. Si occupano di corsi, si occupano di formazione, quindi non è così semplice entrare in quel circuito e soprattutto non è facile spodestare quei 4-5 grandi professionisti che ci sono per cercare di farsi largo. Quindi il mio consiglio può essere quello di, se possibile ovviamente, abbinare l'attività investigativa, che comunque è sempre affine a determinati argomenti, e poi sviluppare una specializzazione, se così vogliamo chiamarla, in criminologia o in criminalistica, in modo tale da studiare, continuare a formarsi e cercare di raggiungere dei risultati anche in quel settore. È però veramente difficile, non è semplice. Con questo non voglio dire che non si debba studiare per diventare criminologo o criminalista, però va tenuto in considerazione che è sicuramente difficile, sicuramente più complicato che magari
intraprendere la carriera all'interno di un'agenzia investigativa. Detto questo, lo ripeto, lo ribadisco, chi mi conosce lo sa, credo che la formazione sia importantissima a prescindere da tutto e da tutti, quindi non è corretto dire mi formo in un determinato ambito, poi così rimango senza fare approfondimenti, senza fare ulteriori studi. Tra l'altro, se posso dare il mio consiglio, un libro che può essere veramente utile per spiegare tutto questo campo, che comunque è molto vasto, è questo libro qui, che è il manuale delle investigazioni sulla scena del crimine, cura di Donatella Curtotti e Luigi Saravo. Sono molte pagine, un libro di 1200 pagine, anche il costo non è leggerissimo come quello di un libro normale, però sicuramente per chi vuole approfondire veramente in maniera certosina è un testo che può essere veramente veramente utile. Personalmente non ne ho ancora trovati di così completi. Cosa c'è da dire ancora? Riassumendo, sostanzialmente abbiamo detto appunto quali sono le differenze. Se vogliamo fare un riassunto del riassunto, possiamo dire in definitiva che mentre la criminalistica risponde alla domanda sul dove e sul come è stato compiuto un determinato disegno criminoso, la criminologia invece risponde alla domanda sul chi ha commesso un determinato tipo di delitto. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stato utile. Come sempre vi ricordo di dare un'occhiata ai nostri approfondimenti sul sito www.voxinvestigazioni.it, alla sezione blog, e di dare un'occhiata al nostro corso online, dove andremo ad inserire a breve, forse ve l'ho già detto in altri video, delle lezioni proprio di criminologia e di criminalistica. Umilmente, quindi senza essere presuntuosi, senza voler insomma scavalcare i corsi classici che potete trovare in giro, però visti gli eccellenti risultati del nostro corso online per agente investigativo, abbiamo deciso di tentare anche questa strada. Chiaramente il corso sarà tenuto solo da professionisti del settore e da persone che veramente poi lavorano sul campo. Vi ringrazio come sempre e ci vediamo nel prossimo video.